Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, 1.462 nelle ultime 24 ore, 9 morti e 348 guariti. Ci sono poi 1.178 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 74 sono in terapia intensiva, mentre 21.783 persone sono in isolamento domiciliare. L'aumento dei casi va comunque di pari passo con l'elevato numero di tamponi eseguiti, 97.065, numero record per il terzo giorno di fila. La Lombardia resta la regione con i numeri più alti, i nuovi casi salgono a 316, c'è poi la Campania, il Lazio, l'Emilia-Romagna e il Veneto, nessuna regione è a zero contagi. Intanto la Protezione Civile sta valutando un piano di rientro per i turisti che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura della Sardegna dopo essere risultati positivi al coronavirus.